tu che fai lavoro in casa? Esatto. Un bel lavaggio di silicone a cui è aggiunto un colorante blu, ma non solo. Spesso all'interno dei dentifrici costano anche di più. Avete mai visto il dentifricio con scritto con microgrammi, con microsfere? Ok, se voi girate col dentifricio e leggete gli ingredienti, dentro c'è, all'interno degli ingredienti, a metà, PET. Cos'è il PET? La plastica. Il PET è la plastica. Io dentro un dentifricio ho della plastica, cioè già c'è un sacco di schifezze, ci aggiungo pure la plastica. Qual è il problema dei microgrammi? Qui però c'è una bella storia. Ogni tanto c'è una bella storia. I microgrammi sono quelle micropalline che sono dei detersivi, dei prodotti per il corpo, nei detergenti, nei dentifrici, che vengono venduti come qualcosa che in realtà fa migliorare il prodotto. Sono palline di plastica, sono talmente piccole che non vengono fermate nei filtri. Non è un problema da poco. Secondo la Columbia University, circa 300 campi da tennis vengono immessi ogni giorno nell'acqua solo nella zona dei Grandi Laghi. 300 campi da tennis di palline messe accanto. In alcuni prodotti, soprattutto gli scrub e dentifricio, la quantità di microperle all'interno di un prodotto è più o meno è più dell'involucro. Cioè vuol dire che io, se ho un dentifricio con i microgranuli all'interno, il peso della plastica dei microgranuli è maggiore dell'involucro esterno. Quindi immaginate la quantità. La bella storia qual è? Non è vero che non hanno senso le cose, no? Un po' di tempo fa, alcuni anni fa, in Belgio, in Olanda, siamo sicuri che non sbaglio, quattro attivisti hanno lanciato una campagna che è boicottiamo i microgranuli. Sono partiti con un sito internet, la pagina Facebook, molto semplice, no? Cioè in realtà chiunque può partire con un comitato, un'associazione prevede uno statuto, prevede una registrazione, prevede una serie di cose burocratiche, il comitato nulla, posso fare il comitato per la salvaguardia dei Fabrizi e lo posso fare senza nessun tipo di problema. Hanno lanciato questa campagna è diventata una campagna d'opinione, è piaciuta, le persone l'hanno trovata giusta, hanno trovato che scambiare per i pesci i microgrammi col plancton probabilmente non è una cosa buona per i nostri mari. E la quantità di microplastiche, sapete che è un problema gigantesco nei mari, i microgranuli sono una parte di questi problemi, molto ingente. Queste persone hanno lanciato la campagna. In America, prima che Obama andasse via, è riuscito a far passare una legge che abolisce completamente qualsiasi tipo di prodotto con microgranuli, prima a livello di produzione, poi dalla vendita. Da luglio 2018 la vendita sarà completamente vietata. In America non potete più trovare un dentifricio con i microgranuli. E in Italia? No, buone notizie pure in Italia. In realtà qua ce lo dico con contentezza, ma insomma io per un po' ho lavorato nella commissione Comafio, mi occupavo dei rifiuti e piccolissimo, veramente una punta di contributo anche alla legge sui microgranuli. È stata fatta molto bene anche qui, è stato fatto prima una risoluzione, non vi dico movimenti, partiti, cose, insomma io sono molto per le cose partitiche, cioè lavoriamo per la politica in modo apartitico affinché la politica faccia cose buone a prescindere. È stata fatta una risoluzione è una domanda che viene fatta o a un ministro o a una commissione. Dopodiché un altro movimento, un partito, l'ha vista, ha detto figo, ci faccio una legge, e l'ha copiata e ci ha fatto una legge. A quel punto chi stava facendo la preparazione della legge europea sulla cosmetica ha detto figo, ce la inserisco nella legge europea in approvazione in Italia. Per cui questa risoluzione, che era una domanda, è diventata piano piano una proposta di legge. Questa proposta di legge all'interno del decreto della legge attuativa europea che è dell'anno scorso è passata, cioè la Camera dei Deputati hanno votato il no a microgranuli. Adesso sappiamo che in Italia abbiamo un problema tra le Camere, no? Per cui dalla Camera dei Deputati sta al Senato, dal Senato deve tornare alla Camera dei Deputati, però ci auguriamo tutti che i microgranuli anche in Italia vengano completamente boicottati. Nel frattempo cosa possiamo fare? Non solo non comprarli, ma dirlo, diffondere. Quando abbiamo una notizia, spesso abbiamo la vergogna nel dire no le cose, cioè sappiamo una cosa, diffondiamo. Quante cose sapete voi?
chi è qui, non è che ne sa di più spesso di chi è seduto, però magari chi è qui sceglie di metterci, no, di andare contro il imbarazzo e fare comunque una conferenza. Ma ognuno di voi è un conferenziere, può donare un'informazione. Vedere un amico che viaggia con te e ha un dentifricio con il microgrammo, sicuramente raccontate la storia dei 300 campi di calcio nel terreno dei Grandi Laghi, un po' di effetto glielo fa sicuramente. Tu sei sempre qua, tu direi, vabbè, che dobbiamo fare? Grazie, facciamo un applauso a Fabrizio! Adesso vorrei parlare un po' del tema dell'acqua, ma ho bisogno di una persona, soprattutto voglio una donna, con i capelli non troppo lunghi, che voglia sperimentare una cosa. Chi vuole venire? Mi serve una persona bella sovversiva. Parliamo di riduzione degli sprechi dell'acqua, parliamo di cura del corpo, ci domandiamo poco di quanta acqua sprechiamo. C'è un po' la diffusione sociale che, allora, se non ti lavi una o due volte al giorno, non ti fai una doccia, una o due volte al giorno sei un zozzone. I nonni si facevano una doccia una volta al giorno, due volte al giorno col sapone, insaporandosi. E non è che erano sporchi i nonni, semplicemente avevano un culto del risparmio dell'acqua, cosa che non abbiamo noi. Lavarsi le mani una marea di volte al giorno serve quando poi la cosa più sporca in assoluto è il nostro cellulare ed è più sporco del bagno di un autogrill? Serve, ma magari serve anche fare attenzione all'acqua che sprechiamo. Tutte le docce che noi ci facciamo hanno un senso, è importante essere puliti. Ma quando utilizziamo questi prodotti, quando abbiamo cura del nostro corpo in modo naturale, vi assicuro che l'odore diventa l'odore della pelle. E in un libro che ho fatto mi sono divertita a fare delle grafiche. Una di queste è la grafica del feromone. I feromoni sono quegli ormoni che servono anche ad attrarsi, no? Tra due individui spesso c'è un'attrazione che deriva dalla congruenza dei feromoni. Io mi immaginavo questa scena. Tipo, prendiamo il caso uomo-donna, ma è uomo-uomo, donna-donna, è differente, che si avvicinano. Lei ha messo il profumo, quello costoso, quello da 100 euro, che ha profumi di sintesi, che non ha nulla di naturale. Lui ha messo il Valeras, che fa una nuvola. Adesso, tra i due, come fa a nascere qualcosa di animale, quando i feromoni sono completamente ubriachi dai prodotti di sintesi che abbiamo addosso? E quindi mi sono immaginata la scena del feromone che è tipo tutto abbattuto e che si ubriaca di prodotti di sintesi che lo rimbambiscono. Quindi tema del risparmio idrico nella coma del... Dai, chi vuole venire a fare questa prova? Sì? Sì, sì, perché so che lui non mi può dire di no. Lui peraltro è uno dei fondatori e degli animatori di Italia che cambia, il portale che racconta le storie di chi vuole migliorare un pochino l'Italia. Beh, facciamo un applauso. Allora, vieni qua. Ah no, aspetta, io non posso, mettimi qua. Allora, io ti voglio fare uno shampoo. Ok, senza acqua. Sei pronto? Va bene, vedi, proprio sereno, proprio. Vieni qua, avvicinati. Utilizzo una farina. Abbiamo parlato già del fatto che a livello ambientale lavarsi con le farine è ancora meglio, per una questione anche proprio che noi usiamo poco poco, ma anche l'impatto di biodegradabilità. Per cui io metto nelle mani, peraltro questo è il dosatore delle spezie, lo gettate via? Come si? Ha detto sì. Ci sono alcune domande che sono retoriche, cioè la risposta è quella, non è che inventiamo risposte alternative, ecco. Allora, anche qui poi guarda. Allora, prendo un pochino di farina di ceci, ce l'abbiamo, si produce anche qua in Sardegna, giusto? Allora, ho un aperitivo, andiamo proprio sulla Roma, tu sei di Roma pure tu, no? Ok, hai un aperitivo, devi uscire con qualcuno che ti piace, hai un appuntamento di lavoro, sei stato in giro per Roma e l'inquinamento agisce sui tuoi capelli, come? Particelle, vedi, io intendevo unto, però noi ancora più fine di particelle sporche. E in realtà spesso i capelli si sporcano, non si sporcano, si sporcano uno perché con gli shampoo andiamo a creare un'iperproduzione di sebo, due perché le sostanze che sono in giro creano problemi. Per cui io cosa faccio? Prendo della farina di ceci, vi ricordate come agiva la farina sul grasso? Ok, è la stessa identica cosa. Aspetta.
Adesso lui è pulitissimo. Tra l'altro c'ha una quantità di capelli industriale. Non è proprio tempo con le cose che... Allora, se lui avesse avuto, io vi assicuro, non lo faccio mai solo perché posso avere gli sport, a cui ho un po' di problemi, se avete pulito lo faccio in pubblico, però fatelo su di voi. Avete i capelli sporchi, ma sporchi brutti, che proprio li dovete lavare, non avete tempo, o comunque volete risparmiare sull'acqua. In Sardegna, dico questa cosa perché per voi in Sardegna è un tema molto importante, le piccole cose aiutano a ridurre. Quanto costano 200 litri di acqua, litri e litri di acqua? Questa cosa, fatta in 30 secondi, vi pulisce i capelli in modo perfetto e siete proprio messi in piega, anzi vi dà più tono, cioè il capello così rimane più vivo. Semplicemente con la farina di ceci, grazie all'effetto saponificatore. Ci credete? Tanto lo so che siete dubitanti. Qualcuno ci proverà? Sinceramente? Allora sono efficace, l'ho fatto apposta. Va bene, facciamo un applauso a Paolo! Grazie Paolo. Allora, vedete ora, perché io tra poco devo... Allora, vi ricordo che io ho preparato queste meravigliose slide, ho fatto le due di notte per farle. Se volete riceverle, in realtà vi possiamo, se volete iscrivervi anche alla mia newsletter, a quella del Movimento per la Decrescita Felice e anche a quella di Gallery, pacchetto unico, tanto è tutto molto sobrio, e sono un'email al mese o delle ricette di video di autoproduzione, dovete girarvi questo foglio e scriverlo qui, in stampatello, leggibile, vi prego, se no ogni volta devo fare le ricerche tipo stalkeraggio per capire chi è la persona. E ve le mando volentieri. Facciamo le ultime cose, mi dici l'ora per favore? Ok, devo finire. Mazza, c'avevo tutto il blocco dei versivi e rimarrà qua il blocco delle braccia, ho viaggiato. No, perché c'è una. Devo fare una prova, mi diceva. Sì, vabbè. Faccio altri 10 minuti allora se posso. Ah, Giovannella! La faccio fare a te? Ma io devo correre da. Allora corri dopo, faccio una cosa davanti. Va bene, il tema dei detersivi è esattamente la stessa cosa. Gli ingredienti che troviamo nei prodotti per il corpo li troviamo nei detersivi. Tema sbiancanti ottici. Mi diverte molto questa cosa. Chi usa il Vanish, non diciamo neanche, tu, vedi che coraggioso. Chi usa l'omino bianco, non voglio dire la marca, però cantelevo, l'omino bianco, vabbè. Chi usa? Oppure il Dash che c'è scritto con sbiancanti? Chi va alla lavanderia? O quando il suo chi si lava, chi fa il bucato? Facciamo una prova come test statistici per capire così. Vabbè, poi mi sembrano sensibilizzati. Va bene, sbiancanti ottici. Questa cosa a me da un lato mi fa rabbrividire, da un lato mi fa ridere per un modo sarcastico negativo, cioè di come è arrivato il mercato per ingannarci. Macchia, abbiamo una macchia, siamo sporchi. Francesco, ho bisogno di un esempio. No, sei pulito, però alzati pure. Metti i piedi qua, girati verso il pubblico. Diciamo che quell'omino che lui ha che gioca a basket in realtà è una macchia di qualcosa. Ha mangiato il gelato, ok? Si è spiccato. Però un gelato di fragole, insomma non va via. Che cosa fa? Usa uno sbiancante, dico il Vanish, un omino bianco, se lo mette sopra, sul Vanish, lui la prima volta l'ha usato, c'era scritto, se lo usi con ossigeno attivo, bla bla bla, spugnetta, vai, mettilo, però mentre l'abito è asciutto, cioè mentre l'abito è ancora bagnato, tu la macchia la vedi ancora, se lo asciughi al sole, lo asciughi, la macchia scompare, e già, il primo mistero, dici però, cioè io lo lavo, la macchia quando è bagnata la vedo, ma poi lo asciugo e scompare. Che cosa strana, pensa cosa, questo ossigeno attivo cosa mi fa? Effettivamente la macchia scompare, tocco la macchia, non c'è più, ma sento una patina. Questo succede circa 15 anni fa, per un matrimonio, mi ero vestita di bianco, non si usa, lo so, ma io ho comprato un taglier bianco, non so per quale motivo, giustamente me lo macchio, perché insomma non si usa, non si può andare in giro con un taglier bianco al matrimonio, e faccio questa cosa. Negli anni poi, iniziando il percorso con la decrescita felice, ho cominciato a leggere e a parlare e a conoscere dei chimici sovversivi, cioè persone che
lavoravano per i laboratori o per le università mediche, e piano piano ne sono usciti per fare della chimica verde, perché la chimica non è tutta sbagliata in generale, il bicarbonato è chimico, ma è una chimica verde. E mi hanno spiegato che in realtà quello che gli erano andato a mettere era uno sbiancante ottico, che agisce così. Lo sbiancante ottico è in grado di modificare la nostra percezione del raggio UV andando ad azzurrare il colore e a moltiplicarlo. La moltiplicazione del colore, che colore dà? Il bianco, chi l'ha detto? Brava, il bianco. Quindi io la macchia in realtà c'è, ma sopra la macchia vedo una patina chimica appoggiata sopra che dà un riflesso di luminosità, per cui io la macchia non la vedo. Se lui andasse in discoteca, e lui è un tipo da discoteca, e puoi anche provarlo facendo vedere come su un cubo. Meglio di là. Meglio di là. No, noi domani andiamo a giocare a beach volley, se ci dà un terzo o un quarto. Se qualcuno sa giocare a beach volley, se il tempo ce lo permette, lui non va in discoteca, credo sì, ci sarà andato qualche volta. Se chiunque di voi va, lei è una signora che frequenta le discoteche più in, quelle proprio della costa, come si chiama la costa, quella Costa Smeralda, no? Che lei è una delle più popolari, la sua novella 2000 tutte le settimane, va in discoteca, ha un problema, perché la macchia si vede. Questa cosa...